un piano che in tempi normali potrebbe essere considerato anche rassicurante. Resta però il problema di Termini Imerese e di Pomigliano d'Arco, soprattutto di Termini Imerese, che Marchionne considera una precondizione. Marchionne non ha fatto un passo indietro rispetto alla decisione di chiudere Termini Imerese, quindi è difficile pensare che la partita italiana possa considerarsi chiusa con l'incontro di ieri. Se ne riparlerà ancora nei prossimi mesi. Il ruolo del governo sarà importante su queste cose. Il problema più generale riguarda proprio l'assetto della Fiat nel paese. Sarà quello il piano vero, quello in cui ci sarà la suddivisione della produzione che, a quanto mi risulta, per il momento è divisa in due. Da un lato le vetture di segmento A, B e C, che sarebbero la parte Fiat, e dall'altro le vetture di segmento alto e i fuoristrada che andrebbero sul conto della Chrysler. Poi si dovrà vedere dove queste vetture saranno allocate, al di qua e al di là dell'Atlantico, tra l'Italia e il resto dell'Europa da una parte e gli Stati Uniti, il Canada e il Centro America e Sud America dall'altra.